infatti la realtà parla da sola, ma oltretutto la caratteristica del tuo battaglione, diciamo così, è anche il fatto che sono atlete longeve, cioè tu crei proprio veramente delle campionesse che danno risultati alla distanza, in uno sport che è sempre comunque stato considerato particolarmente precoce rispetto a tanti altri sport, giusto? Giusto, però questo è proprio frutto della programmazione. Cioè, facciamo un esempio pratico. Io con queste ragazze, quando abbiamo vinto, per esempio, i campionati europei juniores, ebbene, noi comunque facevamo pochissimi arrivi al corpo libero sul duro, tanto per essere chiari. Abbiamo sacrificato qualcosa in termini di punteggio, ma volutamente. Quindi a volte diciamo, ma perché gli arrivi non sono precisi al corpo libero? Peccato che non sono. No, io ho sempre sostenuto che non era un peccato, era una cosa voluta, che avrebbero Certo. vinto lo stesso. Però intanto abbiamo preservato le articolazioni dell'atleta e non sottoponendole a troppo stress nel momento in cui è delicato sottoporre l'atleta a stress. E quindi diciamo che si tratta di gestire. E gestire la famosa gestione delle risorse umane. Ognuna ha le sue caratteristiche, ognuna va trattata per quello che può e vuole dare, e poi bisogna Certo. saperlo fare, chiaramente. Ecco, se noi pensiamo che l'atleta ha una storia lunga e dobbiamo pensare che debba ottenere dei risultati quando è una senior, quando dovrà andare alle Olimpiadi, non quando è una bambinetta che sta ancora imparando. Ecco, se noi abbiamo questo nella testa e facciamo un buon lavoro di base e programmiamo per il futuro, possiamo lasciare anche qualcosina per strada quando sono giovani. L'importante è averla a disposizione quando sarà il momento. Ed ecco che al momento opportuno abbiamo un piano A, un piano B, quel Esatto. C diventa difficile. Però ecco, è frutto di questo modo di impostare la ginnastica. Questo deve essere nella testa di tutti. Se si fa così si può avere qualche chance, se non si fa così si torna al passato, quando l'Italia non era protagonista ed era già. Erano tutti contenti se ci si qualificava per una finale o la round. Adesso le finali o la round non sono mai in discussione le qualifiche, sono in discussione se si entra nei primi otto, se si lotta per una medaglia. È un bel modo di ragionare diverso da tanti anni fa. Io ho vissuto anche quegli anni perché, ahimè, sono sufficienza, ne ho viste Di tante. quegli anni. Però, sai, è diverso lottare per il successo o lottare per far bella figura, sono praticamente, è come fare due sport diversi, perché Esatto. gareggiare per far bella figura è una cosa, gareggiare per una medaglia è un'altra, la tensione, lo stress, sono completamente diversi e allora bisogna avere anche ulteriori caratteristiche che le atlete devono avere, l'atleta, ma tutto l'ambiente. Nemmeno E tutto l'ambiente significa. immaginare di vincere, non potrai mai riuscire a farlo. Io dico sempre, quando Vanessa, prima di Rio, prima di Tokyo, mi diceva: io voglio battere la Biles al corpo libero. Caspita. Cioè, proprio preciso l'aveva detto. E ricordiamoci che sì, così, e uno pensava che questa. No, lei riusciva a immaginarlo ed è riuscita a farlo in qualifica, In perché in qualifica qualifica. l'ha battuta, poi ne ha avuto i suoi problemi, ok, tutto quello che volete, però intanto lei è riuscita a batterlo. Cioè, è riuscita a fare quella cosa che lei aveva in mente, ma ce l'aveva in mente per davvero. Quello che io dico sempre alle ragazze, dobbiamo credere di poter fare certe cose, perché se non riesci neanche ad immaginare, poi dobbiamo fare tutto il lavoro perché ciò avvenga. Ma Certo. nonostante tutto il lavoro, se tu nella testa non hai la mentalità vincente, a vincere non ci riuscirai mai. È favoloso quello che hai detto, è bellissimo sentirlo, è motivazionale, Massimo. In effetti, cioè, questo allenatore è davvero qualcosa di fuori dal comune. Beh, io posso dire una cosa che secondo me è molto importante, cioè dentro qui c'è la creatività. Che cosa vuol dire la creatività? Nessuno l'ha mai fatto e io lo faccio. È partito questo concetto, che è un concetto importante, cioè nessuno l'ha mai fatto, perché noi abbiamo mantenuto sempre un certo tipo di standard nel nostro lavoro e i risultati sono stati sempre piuttosto altalenanti. A un dato momento è entrato questo uomo che è stato creativo nel fare cambiamenti importanti, l'ha fatto. E queste sono le dimostrazioni.
delle dimostrazioni di questi risultati. Ma quindi la creatività, certo, è un elemento fondamentale che dovrebbe essere un monito per tutti gli allenatori, cioè uscire dallo standard e diventare creativi. Ci vuole coraggio e bisogna tirarlo fuori questo coraggio. Coraggio e avere anche questa, questo talento particolare, perché poi appunto Enrico ha veramente coinvolto le ragazze che sono, erano giovanissime quando sono andate a Brescia e hanno veramente respirato questa mentalità creativa, visionaria, giusto Enrico? Perché davvero... Attenzione, non vuol dire che non ci sia stata della, della consapevolezza, perché l'ha dimostrato nel, poc'anzi nel, nel raccontare tutto questo percorso, che non ci sia stata della responsabilità, questo certo, è da, da chiarire. Anche l'andare un po' controcorrente. C'è da sottolineare. Giusto? Beh, qualche volta sì, ma c'è da sottolineare anche una cosa importante, cioè l'importanza de, dello staff, perché adesso voi state, ok, le lodi, Enrico Casella, bravo, bravo, certamente, ma per essere creativi, vi faccio un esempio, visto che qua c'è Massimo, lui è il mio, come dire, talent scout di nuovi modi di pensare, di, cioè come team manager lui si dà da fare su diversi fronti, mi porta va a scova per esempio con Boschiero, con la Biotecna, è stata, lui ha trovato, è andato a spulciare riviste, è andato a vedere di qua di là, ha trovato questa soluzione, poi me la propone. Mi propone, dice, guarda, qui c'è qualcosa che può essere interessante. Andiamo a vedere. Allora, questa è la curiosità di andare a vedere. Ed è un lavoro importante, perché uno, cioè, uno non è che può fare tutto, ha bisogno di uno staff. Certo. Quindi Massimo è lo scovatore di situazioni strane. Ho parlato di Biotecna, ma come potremmo parlare del dottor Rizzolatti, cioè di tante altre situazioni nelle quali è riuscito a proporre una possibilità, per andare a vedere. E siamo andati a vedere, l'importante è poi andare a vedere, e per non parlare dello staff che sta in palestra, perché parliamo di Marco Capodonico, di Monica Bergamelli, parliamo di allenatori che insieme sono disponibili a, a mettersi in discussione. Il vero problema è mettersi in discussione. Allora, essere creativi sì, ma bisogna provarci, non sempre le cose possono venire come uno si desidera, ma l'importante, certo, è sempre provarci, sempre tenendo però la rotta, che la rotta è quella del lavoro, perché se c'è qualcosa che non si può cambiare, certo, è quello, è che bisogna andare in palestra a lavorare quotidianamente con umiltà e fare, esatto, l'obiettivo deve essere ben chiaro, poi si può sperimentare. O a tutte queste persone che fanno parte dello staff della squadra nazionale, sono tutte persone che ciascuno, cioè ciascuno di loro ha portato qualcosa. E tutto sommato il mio compito, io lo vedo più che altro come quello di un po' raccogliere tutte queste capacità che ciascuno ha e farle fruttare al meglio, mettendoci anche qualcosa di mio evidentemente, però riuscire a creare una vera e propria sinergia delle competenze, delle capacità di ciascuno e metterle al servizio delle ginnaste, le quali ovviamente devono aver voglia e desiderio di arrivare ad alto livello. Perché quando noi abbiamo un esempio fantastico, perché Vanessa Ferrari da questo punto di vista è l'esempio più emblematico. Quando vinse il campionato del mondo, io mi ricordo, fece un'intervista alla Rai un paio di settimane prima e dice: noi andiamo là per vincere, per, proviamo a vincere delle medaglie. Nessuno ci credeva, nessuno l'aveva mai fatto. E come diceva Massimo prima, non l'ha fatto nessuno, vabbè, noi ci proviamo. Il fatto che non l'abbia ancora fatto nessuno non vuol dire nulla. Non vuol dire che non ci si riesca, certo. Non vuol dire che non ci si possa riuscire, mettersi da soli un limite è uno degli errori più grossi. Poi però bisogna saper perdere, bisogna saper accettare la sconfitta. Ok, non ci sono riuscito, va bene, allora ci riproverò, andrò a modificare ancora qualcosa e allora cambieremo alcuni modi di lavorare, allora cercheremo altri... No? Altri stratagemmi, certo. Allora è un continuo. Questo è cercare di sviluppare la ginnastica ad alto livello. Questo sicuramente qui l'abbiamo fatto, e queste ragazze credo che siano l'esempio che questo lavoro, se fatto con dedizione e sacrificio, porta risultati. Fantastico, Enrico. Veramente io starei ore ad ascoltarti perché è super motivazionale e davvero sentire proprio questa mentalità così, appunto, come dice Massimo, creativa,
e pionieristica. Per concludere, ci diamo appuntamento, al primo appuntamento è appunto gli europei di agosto, giusto Massimo? Sì, gli europei d'agosto sono un passaggio importante perché è un altro step dove noi ci auguriamo di confermare i risultati che abbiamo avuto ai giochi del Mediterraneo, metteremo in campo anche ginnasti giovani e quindi sarà molto più interessante capire cosa succederà e sicuramente al momento io vedo un buon futuro, poi dopo naturalmente saranno i fatti a darci ragione. E poi a seguire naturalmente i mondiali, campionati del mondo a Liverpool, qualificanti per le Olimpiadi. Quindi, se volete vi do, se volete vi do gli obiettivi così mi sbilancio. Allora, per le junior cerchiamo di fare una bella esperienza, vediamo cosa riusciamo a raccogliere per strada. La situazione delle junior è difficile perché in tutta Europa col lockdown è stato problematico. Con le senior avremo una grande sfida alla rivincita con la Gran Bretagna. Credo che noi e gli inglesi saremo, diciamo, i normali favoriti, con la Francia che è sempre lì pronta ad approfittare di un passo falso. Esatto, visto che non ci sarà la Russia, è chiaro che il confronto sarà tra di voi, insomma, sarà questa nazioni, la le gemelle Gadirova. Esatto, le gemelle Gadirova con le gemelle D'Amato e tutto il resto a seguire. Una volta ci è andata bene a noi a Stoccarda, una volta dopo è andata bene loro a Tokyo, vediamo come andrà a Monaco e poi vediamo come andrà poi a Liverpool. Andiamo a casa loro, sarebbe bello andare a casa loro e rubargli la medaglia, tornare a casa. Anche perché la medaglia di Liverpool, l'eventuale medaglia di Liverpool, vorrebbe dire già qualificare la squadra per i giochi olimpici di Parigi, perché i primi tre posti del mondiale di Liverpool assicurano già alle nazioni che le ottengono questi posti, assicurano già la presenza con la squadra ai giochi olimpici di Parigi, quindi sarebbe abbastanza interessante, diciamo così. Questa è la gara squadre, giusto? Questa è la gara squadre, esatto. Perfetto. Allora, e la squadra dovrebbe essere più o meno sulla falsariga di quella che ha gareggiato adesso ai giochi del Mediterraneo. Ok, con anche una favolosa Angela Andreoli che comunque è tornata a casa con una bella medaglia al collo anche lei, quindi davvero... Angela bisogna avere un po' di pazienza perché è giovane e soprattutto con il lockdown lei non ha avuto la possibilità di fare esperienze a livello internazionale quando era junior, quindi bisogna avere un po' di pazienza, deve poter sbagliare con tranquillità, quindi se la prendiamo con molta calma con lei, sempre in quella funzione, in quell'ottica di vedere proiettato più avanti il suo destino di ginnasta di alto livello. Adesso è cominciato a far parte della squadra, può approfittare dell'esperienza delle altre che la possano, diciamo, guidare e tranquillizzare, ma ha bisogno di gareggiare, ha bisogno di poter sbagliare perché è necessario. Le altre hanno la necessità di portare a casa ancora medaglie per continuare ad avere questa voglia, questa fama di ottenere risultati. Fantastico, allora continuiamo a seguirvi, in bocca al lupo e complimenti per questo lavoro straordinario. Sì, la parola chiave proprio è lavoro creativo, come ha detto Massimo, di questa nazionale favolosa. In bocca al lupo e a presto allora, speriamo di vedervi al ritiro della nazionale che presumo sarà sempre a Riccione, ce lo puoi già dire in anteprima Enrico? Massimo di al rientro dagli europei prima degli europei saremo qui a Brescia, al rientro dagli europei dal 19 al 26 di agosto saremo a Riccione per una ripresa che ci potrà poi far partire il percorso di preparazione per i mondiali. Esatto, perfetto. Poi allora, Riccione porta bene, quindi andiamo avanti. Esatto, formula vincente non si può cambiare, giusto? Allora, in bocca al lupo e complimenti ancora, siete fantastici. Grazie. Alla prossima puntata. Ciao. Arrivederci. Ciao. Grazie.